Amici telespettatori, bentrovati a Culturando, puntata magica e suggestiva quest'oggi perché mi trovo a Volta Mantovana per il Convivium Voluttatis, dove quest'anno il tema sarà il giardino incantato. In parte a me è Mauro Segna, il presidente della Proloco di Volta Mantovana, che ha organizzato questo evento molto suggestivo in collaborazione con il Comune. Allora, questa sera parte questa 3 giorni di magia e vedo già una grande affluenza che si sta, diciamo, propinquando agli aperitivi. Quindi quest'anno novità, insomma, anche un grande successo. Sì, direi di sì, si conferma perlomeno quello che è il successo degli ultimi 4-5 anni. Dove da 3 giorni parte ormai da appunto 5-6 anni con una cena di tipo rinascimentale, illuminata a fuoco, con spettacoli di giullaria, di arte varia, tutti in costume e con dei piatti che si rifanno alla tradizione e vagamente anche al periodo 500-600esco. Poi ci saranno i 2 giorni, sabato e domenica, dove la festa si trasforma in una festa popolare con un mercatino dei lavori anche qua legati alla, diciamo, alle tradizioni preilluminazione, preluce, per cui tutto quell'artigianato fatto a mano che appunto si rifà proprio alla tradizione cinquecentesca. E anche qua ci saranno delle taverne dove si possono assaggiare i prodotti tipici e dei spettacoli in continuazione con i vari gruppi che si alternano per intrattenerlo. Che parlava di 5 anni che appunto si organizza una manifestazione che dura 3 giorni, ma è di lunga tradizione questo discorso delle cene storiche? Sì, la prima cena qua nei giardini del palazzo è del 1993, quindi siamo già ai 22 anni di tradizione che si porta avanti. E dal 1999 è stata data una connotazione storica proprio legata alla storia del palazzo, dei giardini, rifacendoci un po' al fatto che qua la struttura è stata fatta da Barbara di Brandeburgo e che veniva qua d'estate e con chiaramente ogni tanto festeggiava anche lei. Per di più abbiamo anche notizie di una cena offerta nel 1700 dal proprietario d'allora, Marchese Guerrieri Gonzaga, al Granduca di Toscana, che era per cure a Schirmione, è venuto qua con carrozza e qua una grande cena nei giardini dove faremo noi la cena stasera. Quindi un legame che continua, il legame anche per quanto riguarda gli eventi che Volta Mantovana organizza, perché questo non sarà l'unico, ma siete molto attivi da questo punto di vista. Beh, adesso a parte le manifestazioni classiche estive, quindi Festa della Birra, Festa dell'Avis, che si susseguono nei prossimi 15-20 giorni, poi l'altro appuntamento sarà con Calici di Stelle, dove ci sarà la cena di gala a Cavriana e qua a Volta il solito, ormai anche quello classico da 10 anni, appuntamento con gli astrofili di San Benedetto che verranno qua con 4 telescopi per, sperando in un cielo sereno, per farci vedere tutto quello che si può vedere in alto, intanto che sotto si assaggia un bicchiere di buon vino delle nostre cantine, come è nel nome della manifestazione. Ne assaporiamo il territorio a tutto tondo. Grazie mille e buon convivio. Grazie a voi. Signor Sindaco, questa sera parte un evento molto importante a Volta Mantovana, forse uno dei più importanti. Ne organizzate tanti ed è bello che ci sia anche una continuità nel tempo. Sì, sicuramente il Convivio Voluttatis è nato per far conoscere questo luogo, il Palazzo Comunale, Palazzo Gonzaga, che ha le sue origini appunto nel periodo rinascimentale, in quanto venne fatto costruire da Barbara di Brandeburgo e Ludovico Gonzaga, e ci sembrava così indispensabile creare un evento che tutti gli anni ricordasse l'importanza di questo luogo per il nostro paese e l'importanza per la promozione anche turistica del nostro territorio.
e fortunatamente questa iniziativa ha riscosso sempre un notevole successo e quindi ha avuto proprio continuità nel tempo, nel corso degli anni, anche al passare delle varie amministrazioni, e questo testimonia da un lato la validità dell'iniziativa e la sua efficacia anche nella promozione turistica del territorio, e dall'altro anche comunque così l'attaccamento delle persone e dei nostri cittadini a questo evento. Grazie mille. Sera, ma non solo, è curato dalla compagnia dei Lord Allegri. Mi trovo in compagnia di Elia Basso, il presidente. Allora, quest'anno il tema è questo giardino incantato. Come mai? Di che cosa si tratta? Ma noi tutti gli anni proponiamo un tema per questo evento e quest'anno abbiamo scelto il giardino incantato, che ci guida nell'animazione e negli spettacoli, proponendo quest'anno appunto creature fantastiche, creature strane, fiori particolari. L'ispirazione sono un po' i bestiari medievali, gli erbari medievali, dove saltavano fuori queste creature strane, e cerchiamo di riproporle con gli spettacoli e con il cibo. Quindi un po' di magia questa sera. Sì, un po' di magia e un po' di storia antica che riproposta in chiave nuova. E comunque la magia voi la riproponete in ogni spettacolo che organizzate. Da quanti anni siete sul territorio? Noi siamo da quasi 10 anni con questo nome, un po' di più prima, e siamo nati proprio con questa festa, in pratica. Per animare questo Convivium Voluptatis sono nati gli Lord Allegri, e da lì hanno preso una strada fra animazione, spettacolo, teatro di strada, circo, magia, tante discipline che cerchiamo di portare avanti in parallelo per rallegrare tutti. Avete preso il volo per rimanere un po' in tema di questa sera. Esatto, come prima eravamo vestiti da uccelli fantastici, pavoni, ora speriamo stiamo andando avanti con i nostri progetti di cultura e di spettacolo. Allora, buon lavoro e buon convivium. Grazie mille. E dopo la cena spettacolo continuiamo con questa 3 giorni del Convivium Voluptatis con la festa popolare. We'll be right back.
Andrea Cestaro dell'Accademia Can Grande della Scala di Verona, che oggi propone questo intrattenimento al Convivium Voluttatis. Non solo oggi, perché mi hanno accennato che rimarrete a dormire qua e ci sarete anche domani, quindi full immersion in questo viaggio nel tempo che si fa a Volta Mantovana. Certo, sì, e siamo qui appunto oggi e anche domani. E la nostra associazione nasce nel 1997 e pratichiamo scherma storica rinascimentale. E lo studio appunto dei trattati del periodo, trattati della scuola bolognese, che sono i più famosi in questo periodo, e poi ci applichiamo sia in ambito rievocativo, quindi proponendo dei duelli per capire, per spiegare alla gente come veniva effettuato il combattimento, sia per quanto riguarda la parte tecnica ma anche per quanto riguarda la parte legislativa, diciamo, quindi il codice cavalleresco, inserendo nella didattica appunto tutte le spiegazioni relative a questa materia. E poi domani, tempo permettendo, saremo disponibili anche per delle lezioni di gruppo per i più piccoli, e quindi tratterremo e vedremo di far praticare alla gente anche un pochino ai più piccoli, in questo caso la scherma rinascimentale, per coinvolgerli in questo viaggio nel tempo, insomma, ecco. Perché poi la didattica è molto importante per voi. Sì, la didattica è molto importante, quindi partiamo dallo studio di trattati e, come dicevo, ci applichiamo sia in ambito rievocativo ma anche in ambito agonistico. C'è un circuito federale della Federazione Italiana Scherma che si chiama Story Combat, quindi partecipiamo a competizioni e a gare con attrezzature adeguate e con le quali ci si può confrontare secondo delle regole ben precise, con dei sistemi strutturati sostanzialmente, ecco, quindi non lasciati al caso. È un circuito nuovo, circa 5 anni che è nato. E quindi durante l'inverno ci alleniamo anche per questo, insomma. E qua a Volta Mantovana invece che cosa proponete agli ospiti? Sicuramente duelli, naturalmente, in tutti gli stili della scuola rinascimentale bolognese, a partire dalla spada da lato. Se volete vi faccio vedere che tipo di spada, di che attrezzo si trattava. È una spada che si evolve dalla spada medievale, e la lama si restringe e si allunga, viene munito il ferro appunto di tutti questi archetti e protezioni per la mano, e veniva accompagnata a diversi altri strumenti, armi, pugnali piuttosto che scudi, piuttosto che il mantello, la cappa, quindi una disciplina molto, molto complessa ma allo stesso tempo completa. Si combatte con entrambe le mani, addirittura si potevano utilizzare anche armi lunghe, quali armi d'asta o piuttosto che gli spadoni, e quindi vi faremo vedere tutti i diversi stili di combattimento. Quindi una grande filosofia che mettete in scena qua a Volta Mantovana, quindi complimenti. Grazie, grazie. Speriamo di essere all'altezza di tutto quello che proponiamo. Grazie mille. Grazie a voi. Thank you.